Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo del caso migranti in Abruzzo. La notizia dell'arrivo di 200 nuovi migranti nella nostra regione sta destando non poche preoccupazioni sia tra gli amministratori e dunque tra i sindaci che tra i politici regionali, soprattutto di centrodestra, che reputano irresponsabile il comportamento adottato dal governo nazionale anche in relazione all'emergenza Covid. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. 59 migranti saranno ospitati all'interno del CAS di Moscufo. La decisione è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, dopo che il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno ha disposto il trasferimento in Abruzzo di 200 migranti sbarcati a Lampedusa. Dunque la struttura di via Cristoforo Colombo, che sembrava destinata alla chiusura a stretto giro, torna ad ospitare migranti con grande preoccupazione da parte dell'amministrazione comunale, soprattutto dal punto di vista igienico-sanitario. Il comune di Moscufo, da parte sua, non è che ha problemi di accoglienza di questa natura. Il problema è capire se è umanamente giusto tenere 50 persone con delle restrizioni da quarantena in una struttura che ovviamente potrebbe andare in difficoltà, quindi il Comune di Moscufo si sta facendo carico di fare questi controlli. Oggi pomeriggio avremo un incontro, proprio un tavolo tecnico con il prefetto a Pescara, in modo da capire bene come doverci comportare. Saranno garantiti delle turnazioni, appunto, di sorveglianza per una questione di sicurezza, appunto, perché sono persone che devono rispettare la quarantena come abbiamo fatto tutti quanti in questo periodo. Però ecco, quello che a noi ci preoccupa è soprattutto capire come 50 persone riescano a resistere in un appartamento di non so quanta capienza, ecco. I servizi igienici, ci sono dei parametri che dai protocolli ASL vanno rispettati, presumo che anche in questo caso debbano essere rispettati, come giusto che sia. Io purtroppo ho cercato di fare un lavoro molto preciso e sensibilizzare la gente per cercare di evitare il Covid, e ci sono in parte bene riuscito, in quanto riuscivo a fare anche un porta a porta nelle abitazioni per coinvolgere le persone. L'arrivo di queste 50 persone mi fa paura, in quanto può vanificare il lavoro fatto da me e la collaborazione di Moscufo, dei moscufesi, per cercare di non arrivare a delle situazioni strane. Dissenso e preoccupazione per questa decisione arriva anche dalla politica regionale. Riteniamo assolutamente inaccettabile, improponibile e illogica la decisione di portare 50 soggetti appena arrivati in Italia con gli ultimi sbarchi illegali in un CAS di Moscufo. Le parole del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Una scelta non condivisa con alcuna autorità territoriale, calata dall'alto su una popolazione già duramente colpita dall'emergenza Covid-19, peraltro al confine con una ex zona rossa. Riteniamo impossibile chiedere di dirottare le già poche risorse disponibili in termini di uomini, forze dell'ordine ed economiche sulle necessità straordinarie determinate da tale accoglienza. A nulla sono valsi i tentativi della Regione Abruzzo di invitare il governo, per il tramite delle prefetture, ad una riflessione circa le valutazioni del rischio sanitario che tale decisione poteva comportare. Le parole dei consiglieri Testa e Sigismondi. Gli immigrati infatti arriveranno senza che gli venga effettuato l'esame del tampone, ma solo il test sierologico. È inconcepibile il comportamento che sta assumendo il governo su una tematica estremamente delicata come la gestione degli immigrati, soprattutto in questa particolare contingenza. Dissenso anche da parte dell'assessore regionale Piero Fioretti, il quale questa mattina ha partecipato all'incontro in prefettura all'Aquila in merito al collocamento sul territorio regionale dei migranti. Fioretti ha rappresentato ogni motivato dissenso, soggettivo e oggettivo, in logica sia politica che territoriale, anche sulla base dell'emergenza epidemiologica in atto, nonché della crisi economica post-pandemica che stiamo attraversando, con aspetti negativi non trascurabili in riferimento alle caratteristiche turistiche di ogni realtà abruzzese ed il rischio concreto di apertura a focolai di infezione. Cambiamo argomento, adesso andiamo ad occuparci di lavoro. L'annunciata chiusura della Beta Fence di Tortoreto apre l'ennesima vertenza nella nostra regione e in particolare in provincia di Teramo. Da oggi inizia il picchetto dei lavoratori fuori l'azienda per evitare che vengano portate via le attrezzature, mentre la politica e i sindacati si stanno organizzando per aprire un tavolo di confronto con l'azienda a livello ministeriale. Vediamo.
scusate l'emozione, mio padre lavorava da Fastigi, noi avevamo 16 anni e perse il lavoro. Io oggi qui non ho nessuno, ho solo delle amicizie, ma anche se non avessi avuto delle amicizie sarei stata al vostro fianco, grazie. C'è tutto il territorio teramano a supporto della lotta dei 155 lavoratori della Beta Fence di Tortoreto. Il fondo Carlyle, proprietario dello stabilimento unico in Italia, ha annunciato la chiusura il prossimo 31 dicembre. Un fulmine a ciel sereno, a soli due giorni dalle ferie, che ha colto alla sprovvista sindacati e lavoratori perché l'azienda è inutile e perché il lavoro negli anni non è mai mancato, anzi alle maestranze sono stati chiesti sacrifici con turni notturni e festivi. Si chiude e quindi le persone insomma si trovano senza lavoro, senza prospettiva, le famiglie si trovano senza in qualche modo sapere come organizzano la propria vita, come continueranno. E un'azienda così, un'azienda che insomma che era un'alta produttività, che era inutile, che era in qualche modo alla quale i lavoratori avevano in qualche modo anche partecipato in maniera fattiva al conseguimento di quei utili, anche attraverso una serie di accordi che hanno permesso questi risultati. Bene, non è servita a niente. C'era una grandissima amarezza insomma in questa cosa qui. Anche insomma sapere che non c'è oggi neanche una strategia nazionale rispetto a queste cose, non è più accettabile. Ma in realtà la multinazionale inglese negli ultimi anni ha iniziato un'opera di delocalizzazione spostando le produzioni dove i costi e in primis quello del lavoro sono inferiori. Ancora una volta i paesi dell'est come Polonia e Turchia fanno dumping attraendo coi costi bassi multinazionali dall'Italia e dall'Abruzzo. Quella della Beta Fence per molti versi infatti è del tutto simile ad altre vertenze vissute dalla regione a partire dalla Honeywell di Atessa. Dobbiamo con forza andare sui tavoli che contano, in questo caso ai ministeri, a sottolineare che rappresentiamo un territorio che ha già subito troppo, che non può subire altro, e per assurdo in questi giorni stiamo cercando di discutere, di dialogare su come intercettare risorse, su come favorire investimenti, e poi ci arrivano queste notizie così drammatiche. Ora lavoratori, sindacati e politica cercheranno di fare quadrato. La provincia di Teramo si è posta come capofila e a breve verrà aperto il tavolo coinvolgendo anche il Mise. Infatti ecco, siamo visti con tutti, ecco, gli assessori regionali, i consiglieri e i senatori, ecco, di fare subito, ecco, di portare il problema a Roma, di fare una lettera congiunta a Roma per attivare un tavolo, perché anche qui non è un tavolo di crisi, perché è un'azienda che non ha i numeri della crisi, ecco, per cercare, ecco, di portare subito il problema a Roma e insieme di determinare che questa azienda possa ancora rimanere per anni qui a Tortoreto. Ore caldissime in casa Brioni, infatti l'azienda di alta moda che gestisce il polo Roman Style nell'area Vestina ha deciso di non rinnovare il contratto integrativo scaduto il 31 di marzo scorso, creando così apprensione fra lavoratori e sindacati. Vediamo. Continua a non esserci pace per i circa 1500 lavoratori di Roman Style di Brioni. Dopo le difficoltà di questi ultimi anni, amplificati dall'emergenza sanitaria che ha di fatto bloccato a casa gli operai per circa un mese e mezzo, il 16 aprile scorso la direzione aziendale ha comunicato, tramite una nota denominata Salary Freeze, che Kering, attuale proprietaria del marchio Brioni, ha deciso unilateralmente di non prorogare il contratto integrativo di Roman Style, scaduto il 31 marzo scorso. In considerazione del periodo di vigenza del contratto integrativo, abbiamo chiesto, commentano le sigle sindacali Filcamp CGL, Femca CISL e Wiltec Will, che almeno per la parte calcolata sulla performance individuale dal 1 giugno 2019 al 31 marzo 2020 venisse comunque elargita sul cedolino di luglio 2020 come di consueto, anche perché i bonus relativi all'anno 2019 sui dipendenti di Roman Style e Brioni, su cui non vige il contratto integrativo, sono stati regolarmente corrisposti sul cedolino di aprile. Su questo punto, dopo la riunione di oggi, possiamo registrare un'apertura da parte aziendale sia di discutere questo punto, sia per intavolare una trattativa per un nuovo sistema premiante. Dunque, questa decisione si ripercuote su una popolazione di lavoratori che in questi ultimi 10 anni ha pagato duramente la crisi, con più di 400 licenziamenti, utilizzando ogni forma di ammortizzatore sociale fino ad arrivare alla riduzione del proprio orario di lavoro e conseguentemente del proprio stipendio. Inoltre, dopo 27 anni, i lavoratori dei tre poli Brioni dell'area Vestina non percepiranno il premio ferri annuale, rinunciando così ad un'importante fetta del proprio salario. Possiamo affermare, senza timore di essere smentiti, aggiungono le sigle sindacali, che in questo 2020 la stragrande maggioranza dei lavoratori di Roman Style vedrà il proprio potere di acquisto scendere notevolmente, con percentuali che potranno superare il 20%. La conseguente mancata proroga del contratto integrativo
ha fatto decadere indirettamente anche l'accordo sulla flessibilità, in quanto sulle disposizioni finali dell'accordo del 26 febbraio 2019 c'è scritto chiaramente che parte fondamentale ed integrante dell'accordo è il contratto integrativo. Tuttavia, nonostante questo, la direzione aziendale di Brioni Roma Style ha continuato e continua tuttora ad avere un'interpretazione diversa, utilizzando l'accordo di flessibilità. Alla luce del comportamento aziendale, siamo stati costretti, concludono i sindacati, a congelare anche noi l'accordo di flessibilità, almeno fino alla prossima riunione del 6 agosto. Andiamo avanti, sono riprese all'alba le operazioni di spegnimento dell'incendio di Arischia, dove sono coinvolti circa 200 ettari di bosco e che durante la notte si è esteso verso la strada. La flotta aerea impegnata nelle operazioni è composta da 4 Canadair più un elicottero regionale. È stato richiesto inoltre il supporto di un S-64 Ericsson partito da Capodichino con portata di 9.000 litri d'acqua. Sono attualmente impiegati 10 mezzi dei vigili del fuoco con 24 persone. I volontari della protezione civile attualmente all'opera sono 30 con 7 mezzi di terra. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Il Forum Abruzzese dell'Acqua e Rifondazione Comunista continuano la mobilitazione per l'acqua. Si torna a discutere infatti del progetto per trasportare l'acqua abruzzese fino in Puglia. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Le temperature sono da bollino rosso e l'acqua scarseggia in gran parte dell'Abruzzo, spesso sperperata tramite sistemi di approvvigionamento vetusti e inadeguati. Anche la Puglia è a corto d'acqua e così il Tacco dello Stivale intende importarla dall'Albania o proprio dall'Abruzzo. È un progetto questo che risale al 2003, poi accantonato e rispolverato oggi, che dovrebbe comportare la costruzione di un gigantesco acquedotto. Il presidente dell'acquedotto pugliese, che è un esponente di Forza Italia, ma stranamente nominato dal presidente del PD della regione Puglia, la guida dell'acquedotto pugliese, sul Sole 24 Ore nei giorni scorsi ha annunciato che ripartiranno con questo progetto. Di che cosa si tratta? Si tratta di una mega opera devastante che noi abruzzesi ambientalisti bloccammo nel 2003 quando era proposta dal governo Berlusconi, era nella legge obiettivo, è sostenuto dall'acquedotto pugliese. Allora il centrosinistra era con noi, tant'è vero che Borrelli dei DS fece l'interrogazione ponendo tutte le contraddizioni dell'opera e alla fine vincemmo. Adesso c'è uno strano silenzio della politica abruzzese, perché il Sole 24 Ore non è possibile che lo legge solo il Forum Abruzzese dei Movimenti dell'Acqua e Rifondazione Comunista. Noi vogliamo sapere la regione Abruzzo come la pensa su questa opera, Marsilio e tutti i consiglieri regionali. Due, vogliamo sapere i parlamentari abruzzesi cosa ne pensano. Noi diciamo cosa ne pensiamo noi. Le cose non sono cambiate dal 2003. Metà dell'acqua in Puglia come in Abruzzo se ne va in perdita, quindi se ci sono investimenti pubblici da fare sono per riparare le perdite. Invece sarebbe assurdo intubare l'acqua del Pescara e portarla fino in Puglia, una mega opera di cemento che conviene soltanto a chi si aggiudicherà il mega appalto e a coloro che saranno innaffiati di denaro pubblico in mazzette. E quindi invitiamo, come nel 2003, la società abruzzese a mobilitarsi per dire no a questi ladri d'acqua. La ASL di Teramo ha presentato il progetto di riqualificazione dell'area di Casalena, dove verrà insediata anche la Cittadella della Salute. Sentiamo. Nel 2018 abbiamo affidato, dietro un'attività selettiva che ha espletato l'ASL di Teramo, l'incarico all'architetto De Annuntis per realizzare un piano di recupero. Ci sta questa situazione lì a Casalena di tutti questi edifici vetusti, quindi era importante cominciare a prevedere cosa fare e come fare. Quindi nel 2018 abbiamo conferito questo incarico al fine di fare un piano integrato nel rispetto appunto dei regolamenti comunali, perché è previsto nell'ambito dei regolamenti del Comune di Teramo.
abbiamo un progetto di riqualificazione di tutta l'area di Casalena. Questo aspetto è diviso in tre parti. Una parte diretta a riqualificare proprio la parte sanitaria, creare proprio la cittadella della salute lì, con realizzazione di quello che già abbiamo già anticipato, di una importante struttura per l'attività di libero professionale, per l'attività di ambulatoriale, per centro prelievi e per l'attività di diagnostica. Dopo c'è una parte superiore che dovrà essere di cui vanno prevista per realizzarvi delle attività ad uso abitativo anche commerciale, tutta la parte alta, e dopo c'è una parte intermedia che è così da un giardino, da un parco che funge da anello di congiunzione di questi spazi, anche e soprattutto al fine di creare una sinergia tra tutti i territori comunali, ecco, con l'atterrato, tutta l'habitat circondaria, quindi dare un senso a tutta l'attività di riqualificazione proprio di tutta l'area. Con la vendita di quest'area che noi andremo a mettere a disposizione, abbiamo circa 23 ettari di terreno, con il ricavato andremo a realizzare tutte le strutture sanitarie per il completamento della cittadella della salute. Sono appena arrivati in redazione i dati aggiornati con il bollettino dell'emergenza coronavirus. Sono 5 i nuovi casi di positività riscontrati dai tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le persone ricoverate, 13, dunque meno 1 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale nei reparti normali, una persona in terapia intensiva, altri 97 più 6 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi e dei guariti, che è di 2.799, e dei deceduti è di 111, con un aumento dunque di 5 unità rispetto a ieri. Andiamo avanti. Dalla corsia al mare è il titolo dell'iniziativa promossa dall'associazione di categoria dei balneatori, la SIB Abruzzo, e patrocinata dall'assessorato regionale alla sanità. Metteranno a disposizione un pacchetto di servizi offerti gratuitamente agli operatori sanitari delle 4 ASL, che potrà essere fruito nei lidi che hanno aderito all'iniziativa. Codice blu, alcuni balneatori mettono a disposizione una settimana gratis sotto l'ombrellone per il personale sanitario. Un segno di riconoscenza questo nei confronti di medici, infermieri e operatori che hanno profuso un enorme sforzo nel combattere il Covid-19. Adesso anche loro, con l'abbassamento della curva epidemiologica, potranno ritagliarsi qualche giorno di riposo coi piedi nella sabbia. Noi abbiamo dato questo elenco di stabilimenti balneari all'assessore Nicoletta Verì, che trasferirà l'elenco al Dipartimento della Regione Abruzzo della Sanità, dove loro, attraverso un elenco che faranno un albo, ci dà la possibilità al proprio personale paramedico, infermieristico e non, di poter usufruire di una settimana di spiaggia al mare gratuitamente messa a disposizione degli stabilimenti balneari. La percentuale di coloro che hanno aderito non è molto alta, però è significativo per esempio nel comune di Pineto. Cioè, abbiamo delle difficoltà sul territorio, in quanto noi questa iniziativa l'abbiamo decisa 10 giorni fa, purtroppo le nostre spiagge erano già quasi tutte prenotate. Nella città di Pescara è stata una minima adesione. Saranno le ASL a fare da tramite tra il personale sanitario e gli stabilimenti balneari. Soddisfatta l'assessore alla sanità Nicoletta Verì. È un piccolo premio, un segno di riconoscimento che oggi abbiamo voluto stilare questo accordo con il balneatore, quindi dare la possibilità a tutti i sanitari che lo richiedono di poter usufruire della possibilità di una permanenza presso degli stabilimenti a titolo gratuito. Questo accordo è a seguito anche di un accordo invece importante e fondamentale che ieri abbiamo siglato con le sigle sindacali, che è proprio sulla premialità, ossia viene riconosciuto da un punto di vista proprio remunerativo il grande lavoro che è stato svolto.
Adesso ci occupiamo del mercato di San Giuseppe a Pescara. Occorre subito la delibera per far ripartire il mercato dei contadini. A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli. Residenti e commercianti non intendono rinunciare all'attività che dà vita anche al quartiere. Vediamo. Ci sono delle zone che sono super servite e delle zone che non sono assolutamente servite e questo non va bene. Il mercato contadino del quartiere San Giuseppe a Pescara, dopo 50 anni di storia, non verrà più allestito. Terminato il periodo di quarantena è ripartito il mercato del venerdì, ma quello che animava il quartiere tutti i giorni della settimana non è più permesso. Non esiste infatti la delibera che riconosce il mercato dei contadini, il che lo rende abusivo, e questo benché, come riferiscono i commercianti, le imposte comunali gli affini sono state regolarmente riscosse fino allo scoppiare dell'emergenza sanitaria. È vero che una delibera istitutiva vera e propria non c'è, hanno ragione naturalmente gli uffici, ai quali però chiediamo come hanno fatto ad autorizzarli fino ad oggi, ma la cosa più importante è che si faccia questa delibera di giunta, ci vuole veramente poco, massimo una giornata, e sarebbe riconsentito, diciamo, ai contadini di potersi allocare qui in questa piazzetta. La piazza e il mercato di San Giuseppe è un'occasione di socialità utile per risparmiare qualche soldino, per incontrare le persone e anche per i produttori agricoli naturalmente di poter vendere e guadagnare qualche soldino in più dopo il Covid. Tra l'altro ci hanno chiesto di fare un emendamento in consiglio regionale, sono stato io l'estensore e lo abbiamo anche approvato, che consente ai comuni di riservare il 30% dei posteggi proprio ai produttori agricoli. Un bel danno per i produttori locali che dopo il periodo di lockdown adesso si vedono ridotte le possibilità di guadagno. E lei per quanti anni era stato qui prima di non poter più venire? Guardi, consideri che è iniziato mio padre a venire qua, quindi saranno più di 25 anni. Non possiamo venire in questo mercato perché dopo tanti anni a noi ancora non ci è concesso di avere un'assegnazione di un posteggio. Anche se negli altri giorni comunque il mercato qui, se venite, si svolge regolarmente con tutti i produttori, e noi il venerdì non possiamo essere presenti perché non abbiamo un posteggio assegnato. Non è solo un danno economico, è una vera e propria catastrofe. Un quartiere, quello di San Giuseppe, che benché nel cuore della città rimane uno di quelli marginalizzati. Il mercato è anche un'occasione per socializzare, per instaurare rapporti di vicinato, per vitalizzare il quartiere. E il processo di gentrificazione ora passa anche dalla deregolamentazione del mercato, a vantaggio della grande distribuzione. Adesso non c'è più, mi devo adattare diversamente, ma non è giusto, non va bene, perché se una cosa ci sta da 30 anni, da 40, da 50, significa che è una cosa che funziona, e se funziona va fatta rimanere. Torniamo a Teramo, dove l'amministrazione comunale ha annunciato i lavori di messa in sicurezza di via Muzzi. Dopo tanto tempo siamo riusciti finalmente ad arrivare a una conclusione. Penso che appena finito il mese di agosto ci sarà già una ditta per la messa in sicurezza del rudere e quindi per la rimozione delle bancate, di tutta quella situazione, di tutta la vegetazione, di tutte le parti in imminente pericolo di caduta, e un ritorno alla tranquillità, un decoro urbano che i teramani aspettavano da tantissimo tempo. L'investimento complessivo è di 140.000 euro. All'incirca, l'importo dei lavori intorno a 115.000 euro. È stato uno dei primi impegni che ho preso su di me, che ovviamente ho proseguito nel lavoro che era stato fatto da parte dell'amministrazione, del commissario, del sindaco precedente ancora, di tutta, perché dura dal 2004 in poi questa storia. Però negli ultimi mesi, da quando sono stato nominato assessore, abbiamo dato veramente un impulso forte per la risoluzione del problema, e adesso siamo riusciti, attraverso la Protezione Civile regionale e nazionale, a far rientrare questa operazione in un disegno di sicurezza e di messa in sicurezza, per cui al massimo entro il fine mese di agosto saremo nelle condizioni di poter vedere la ditta che inizia a fare i lavori per la messa in sicurezza definitiva. Il futuro del rudere sarà, diciamo, una scelta dei proprietari. Ovviamente noi ci aspettiamo che possa essere recuperato, nella consapevolezza che ci si devono intersecare gli interessi ovviamente dei privati rispetto all'interesse pubblico.
politico, questo però non è una mia, non sta nelle mie corde. L'aspetto che sicuramente avremo è che a partire dal mese di settembre, appena finito di fare i lavori, diciamo nel giro di qualche mese, avremo un decoro e la zona riprenderà, si riqualificherà, perché oltre a tutte le bancate, oltre a tutte le transenne, oltre a una pulizia generale, la messa in sicurezza, sia i cittadini che ci abitano e sia il decoro della città ne avrà un vantaggio notevole. Restiamo a Teramo ed andiamo a vedere il concerto all'alba che è stato organizzato nel Parco Fluviale. Buongiorno a tutti, siamo... Appuntamento all'alba per la Riccitelli, che propone un inedito concerto alle 6 del mattino con Daniele Falasca, accordion, e Arturo Vagliante al pianoforte. Evento di apertura di Teramo Natura Indomita, a cura del Comune di Teramo. Le musiche di Daniele Falasca accompagneranno allo spuntar del sole il pubblico seduto sull'erba, in mezzo alla natura del Parco Fluviale. Bello vedere come un'idea insomma, particolare, perché non è un orario, come dire, consono per un concerto, però è bello vedere come i cittadini teramani hanno risposto, davvero una bellissima atmosfera ed è l'esordio di questa bellissima manifestazione. Pubblico numeroso, sì, numeroso soprattutto considerando l'orario, perché alle 6 del mattino, 6:05 hanno iniziato a suonare e vedere così tanta gente a quell'ora è veramente una cosa bella. Concerto all'alba che devo dire ha avuto un insperato successo di pubblico, perché visto l'orario pensavamo di essere di meno, sono molto contenta, si vede che queste iniziative piacciono alla città e la città probabilmente ne ha bisogno. Come concerto di apertura della manifestazione organizzata dal Comune Città Indomita è davvero una bella cosa. Gli artisti io li ho trovati bravissimi, dico la verità, li avevo già sentiti e anche il genere di musica mi è piaciuto tanto, mi sembra che sia piaciuto a tutti. La qualità comunque è sicuramente alta. Ed ora lo sport. Alle 21 il Pescara scende in campo a Verona contro il Chievo per una gara che vale davvero una stagione. Al Delfino serve un successo per centrare la salvezza, con un altro risultato invece bisognerà vedere cosa accade sugli altri campi per conoscere il destino dei biancazzurri, che ritrovano Galano dal primo minuto dopo i 3 turni di stop per squalifica. E naturalmente vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Diretta Stadio. Noi intanto vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Una partita che vale una stagione. I 90 minuti di stasera al Bentegodi rappresentano il presente, ma soprattutto il futuro del Pescara, davanti ad un bivio tra una salvezza che comunque lascerà interrogativi sulla costruzione dell'organico futuro, il purgatorio comunque complicato di un play-out e l'inferno di una retrocessione a cui nessuno vuole pensare in questo momento. Beh, è chiaro che questo, lo dicevo prima, è fondamentale. Andare in campo troppo nervosi, troppo... tra virgolette, se può essere un paradosso, anche troppo carichi, cioè andare in over, come quando un giocatore va in over training, è inutile che lo fai allenare forte, se in over training lo devi far riposare, cioè il concetto è un po' quello, la testa deve essere, sicuramente io sono strasicuro che i giocatori arriveranno al campo e saranno concentratissimi, determinatissimi e affamati e cattivi agonisticamente, però bisogna mantenere anche poi, perché poi si gioca a calcio, quindi c'è la palla non deve scottare, non deve pesare, bisogna volerla. Io sono sicuro che questa DNA, la DNA di questa squadra e anche i giocatori che sono arrivati sono dei giocatori che hanno sempre giocato a calcio e lo sanno fare molto bene, perché Pescara è sempre stata una squadra di palleggio, è sempre stata una squadra che ha giocato poi alle volte magari un po' più bassa, un po' più alta, queste sono indicazioni poi dell'allenatore, ma i ragazzi sanno giocare bene a calcio e secondo me lo faranno bene domani come hanno fatto anche in altre partite. È chiaro che bisogna essere pratici, questa è una partita dove se ti capita la palla gol devi essere cattivo e lucido, torniamo alla lucidità, devi farla, devi difendere bene, devi battere bene il calcio d'angolo, cioè questa è una partita dove
tutte le occasioni e tutti i momenti bisogna sfruttarli. La prima eventualità, quella della salvezza, passa da un risultato a dir poco scontato, la vittoria. Col bottino pieno il Delfino sarebbe certo della permanenza nella cadetteria, baluardo imprescindibile, specie dal punto di vista economico, per un futuro in linea con le attese della città. In caso contrario, bisognerà guardare a quello che accade sugli altri campi e le possibili combinazioni sono tantissime, perché il Chievo-Verona da parte sua, per stessa missione di Aglietti, sconti non potrà farne, pena la possibile esclusione dal lotto playoff. Non solo il Bentegodi dunque, ma campi di riferimento saranno anche Frosinone, Salerno, Trapani, Cosenza e Venezia. Il tutto senza dimenticare che il 6 agosto si discuterà la vicenda Trapani e la possibilità di restituzione totale o parziale dei 2 punti di penalizzazione inflitti dal Tribunale Federale Nazionale. Una combinazione particolare potrebbe vedere la salvezza biancazzurra anche con un pareggio, ma rischiare a questo punto sarebbe pericolosissimo. Ecco perché Sottile si affiderà a Galano, che torna a disposizione dopo i 3 turni di stop per squalifica. Insieme a lui Clemenza e Maniero nel 4-3-2-1, con Palmiero a dettare i tempi di gioco e Zappa e Del Grosso sugli esterni di difesa. In casa clivense l'ex laziale Djordjevic sarà la punta centrale nel tridente con Seter e Vignato, che ha smaltito gli acciacchi accusati negli ultimi giorni e sarà regolarmente in campo. Ma chi sarà in campo dalla parte gialloblu dovrà importare relativamente. Il Pescara ha una strada maestra per tornare da Verona con la salvezza in tasca in uno stadio che è stato teatro di scontri importanti nell'ultimo decennio. Un percorso lungo e che porta alla sfida delle 21, crocevia determinante per scrivere la storia futura di un club mai così in difficoltà dal punto di vista dei risultati e chiamato per questo ad una prova d'orgoglio senza appello, perché mai nelle ultime annate il Delfino aveva dovuto fare i conti con lo spauracchio retrocessione fino all'ultima giornata. Quando era successo, la tifoseria mai aveva tribolato così tanto fino all'ultimo istante dell'ultimo match. Per questo i 90 minuti di stasera, comunque vadano le cose, saranno i più importanti della storia recente del club biancoazzurro. Questa è la partita, ma non è per un modo di dire, è la realtà dei fatti, è la finalissima. Per noi vale un'intera città, il mantenimento della categoria, il futuro della società, il futuro nostro professionistico, tutto. E allora ancora una volta vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Diretta Stadio per seguire questi ultimi palpitanti 90 minuti del campionato cadetto, almeno della regular season. Il TG6 torna alle ore 19. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.